Amici di Mister Salpacento, bentrovati. Oggi siamo qui, come potete vedere, in questo attire particolare, molto austricheggiante, molto svizzereggiante. Potete vedere la maglietta. Perché ho da presentarvi qualcosa che appunto proviene da questo paese, che è la Germania. E praticamente si tratta di una nuova acquisizione diciamo, nella mia collezione, e in questo caso appunto sono voluto ad andare ad incrementare quello che è diciamo, il mio treno, come si dice, di revolver, che è abbastanza povero, e qualcosa anche che mi permettesse appunto di, come si dice, poter utilizzare anche quest'arma nel, diciamo, nel poligono dell'associazione che frequento io, di Pistola, in quanto trattandosi appunto di un'associazione di carattere sportivo militare, gestita appunto dal Ministero della Difesa svizzero, quali sono appunto i poligoni, diciamo, militari, quelli sportivi, e dove non tutti i calibri appunto sono permessi. Quindi diciamo che hanno una percezione di appunto di calibri che sono relativi a calibri di ordinanza, quindi calibro 9, e quello diciamo dove il calibro che è più grosso concesso è appunto il 38 Special. Quindi, siccome già da questo punto di vista la mia collezione è povera sia di revolver sia di diciamo calibro 22, allora sono praticamente ho preso la decisione di comprare un calibro 22. In questo caso un calibro 22 slash 22 Magnum. Significa praticamente che questa arma è dotata di due tamburi. Questo è il secondo tamburo in 22 Magnum. Si tratta di un'arma sportiva perché provvista di, non so se riuscite a vedere, di mire regolabili, vedete? E appunto, vedete, attaccata in mira regolabile, revolvere in 4 pollici, anche questo mancava nella mia collezione. La maggior parte dei revolver che possiedo sono, diciamo, dei revolver 6 pollici, e quindi praticamente era qualcosa che appunto non avevo. Ma adesso andremo praticamente a mettere, diciamo, la nostra camera in posizione sul cavalletto, e andremo praticamente a fare questo tabletop. Andremo a vedere l'arma un po' più da vicino e andremo praticamente a vedere quali sono le sue caratteristiche. E poi nella seconda parte del video vi farò vedere, purtroppo la seconda parte del video vi devo anticipare, quella che si svolgerà al poligono, aveva dei problemi di luce. Nel senso che appunto il poligono al chiuso sta appunto subendo una ristrutturazione, e quindi praticamente stanno facendo tutto l'impianto, diciamo, nuovo, quindi di conseguenza non sarà come al solito così bello luminoso, ma ci saranno dei momenti in cui appunto la visibilità non oggi è proprio
difficoltà a parlare. La visibilità non è quella delle migliori, quindi mi perdonerete, già mi immaginerò i commenti, tipo dalla serie accende una candela o qualcosa del genere, perché appunto non sarà quello che di solito è, si aggrada a, appunto a una, alla luce di un video fatto con i santi crismi. Quindi adesso vado a, a posizionare la, la telecamera e ci vediamo. Quindi, first of all first, andiamo a fare vedere che la, il tamburo è scarico, quindi niente cartucce nel tamburo. Cartucce abbiamo separatamente qui di lato, per farvi vedere le, quali sono le munizioni che appunto l'arma può sparare con questo tamburo, diciamo, di ricambio. Questo è il tamburo in 22 Magnum, quindi vedete, tamburo in 22 Magnum. Questo è il tamburo in 22 Long Rifle. E poi faremo una cosa particolare al poligono, andremo a sparare un 17 HMR, che è questo qui, quindi 17 HMR 22 Magnum, così si vede meglio, e 22 Long Rifle. Quindi abbiamo queste tre cartucce, vedete. Dunque, andiamo al nostro revolver. Revolver Weihrauch. Revolver Weihrauch Arminius, della casa tedesca. Questa casa tedesca, oltre a occuparsi di armi in 22 Long Rifle, 22 Magnum, 38 Special, 357 Magnum, 32 Smith & Wesson. Nella fattispecie questo nostro, quindi questo mio qua su adesso sul tavolo, è appunto un HV5T, e la T praticamente sta a, diciamo, alla versione sportiva. Questo è un 4 pollici, la versione sportiva con delle mire regolabili, vedete, sia in altezza che in deriva. E, sono praticamente appunto dei, delle armi ottenute per pressofusione, significa che grilletto, cane, canna e tamburo sono in acciaio, mentre praticamente tutte le altre parti sono ottenute tramite pressofusione in alluminio. Logicamente è chiaro che per quanto riguarda un calibro del genere, quale potrebbe essere il 22, il 22, il 22 Long Rifle, il 22 Magnum, è chiaro che non sono soggetti, le armi non sono soggette, diciamo, a forti sollecitazioni di pressione, quindi di conseguenza non hanno di bisogno di avere un, diciamo, un castello in acciaio.
È chiaro che il discorso cambia un pochettino se parliamo di 38 special o addirittura di 357 Magnum. Là è chiaro che però fino ad ora diciamo che non è mai successo nulla, e poi anche volendo anche considerare i costi che ci hanno, stiamo parlando di 300 euro un revolver del genere, e che sostanzialmente è chiaro che sembrano rifiniti abbastanza bene, ma comunque è chiaro che quando ci rechiamo da un armiere e appunto compriamo un'arma del genere, ci rendiamo conto già dall'inizio di cosa stiamo acquistando. Non stiamo acquistando uno Smith & Wesson, non stiamo acquistando una Ruger, ma semplicemente appunto un'arma che deve fare il suo lavoro dal punto di vista, diciamo così, di plinking, quindi ce lo portiamo al poligono per tirare alle lattine. Non si sta parlando appunto di un'arma da difesa personale o comunque un'arma che deve fare un determinato lavoro, quindi anche un'arma da servizio. Analizzando il nostro revolver, vediamo appunto che ha delle guancette di gomma che possono essere anche sostituite. Si tratta di un'unica guancetta, perché vedo appunto che ha un foro qui giù sotto il calcio, quindi probabilmente sarà appunto una guancetta che è appunto completamente unica, quindi togliendola poi si toglie tutta, non ha le due metà. Esistono anche aftermarket provvedute dalla stessa ditta, che praticamente appunto forniscono anche delle guancette in legno. Per quanto riguarda appunto, viene fornita con delle mire regolabili, abbiamo già detto. Qui probabilmente andrò a fare un lavoretto di diciamo di modifica. Sicuramente con dello smalto andrò a pitturare diciamo il mirino con dello smalto rosso, perché purtroppo non riesco a vedere, non riesco a centrare appunto in situazione, anche per esempio quando ho girato il video al poligono, mi sono appunto accorto che avevo difficoltà, soprattutto al chiuso, avevo difficoltà a diciamo, allineare tutte e due le mire. Ha un peso di circa 750 grammi scarica, lunghezza canna è 102 mm, praticamente per quanto riguarda la impugnatura, abbiamo detto appunto, riesco a impugnare abbastanza saldamente, e in pratica c'ha una capienza di 8 colpi nel cilindro, nel tamburo, e niente che dire più. L'arma l'ho provata per vie diciamo abbastanza, per grandi linee, risulta essere appunto abbastanza precisa, anche se probabilmente bisogna ancora tarare un pochettino queste mire qua. Sembra avere qui una vite che sostanzialmente, non so, probabilmente ecco, questa qua permette la sostituzione del mirino, infatti, anche perché sotto le dita vedo già che questo mirino si muove, quindi questa vite qua appunto serve per sostituire il mirino. Probabilmente dovrò usare del freno a filetto per appunto diciamo fissarlo per bene, perché già vedo che comincia un pochettino a muoversi dalle sollecitazioni. E niente, questo è tutto. Adesso praticamente appunto poi andremo al poligono e vi farò vedere lì le performance di questo revolverino.
molto modesto, di produzione tedesca. E niente, appunto, quindi vi rinnovo, diciamo, l'appuntamento alla seconda parte del video, e dove già mi scuso in anticipo perché appunto questione di poca luce, in certi momenti era quasi impossibile appunto vedere quello che succedeva diciamo nel poligono stesso. E quindi ci vediamo nella seconda parte del video. Amici di Mister Salpacento, siamo qui oggi al poligono, come potete vedere, e appunto, come anticipato nella prima parte del video, andremo a provare appunto la nostra arma, la nostra Weihrauch Arminius in 22 long rifle / 22 magnum. Abbiamo qui appunto il nostro tamburo in 22 long rifle, come già precedentemente anticipato, che però oggi non useremo. Andremo però a provare appunto la versione in 22 magnum. E quindi rimanete sintonizzati, facciamo appunto un setup del nostro range, del nostro poligono, e quindi vi farò vedere come performa appunto questa arma. A tra poco. Quindi stavamo appunto dicendo, vi faccio appunto vedere le munizioni che abbiamo portato oggi. Abbiamo portato delle Remington Rimfire 22 Magnum, le ho marcate con HOT perché queste qua sono quelle che già io ho provato, e praticamente vi posso assicurare che sono abbastanza calde. Abbiamo delle Maxi Mag CCI in 22 magnum, abbiamo delle Celiebello, anche queste HOT, abbiamo delle Remington Premier magnum, queste però sono a punta rotonda, quindi sono delle ball rounds. Queste, se non sbaglio, sono delle hollow point. Abbiamo delle Maxi Mag hollow point in CCI, abbiamo delle Norma in appunto jacked hollow point, anche queste, e delle Fiocchi, anche queste abbastanza calde. E poi praticamente andremo a provare, a fare una prova, che io però già ho fatto e ho visto che funziona. Andremo a sparare nella 22 magnum delle 17 HMR della Hornady. Vedete? Queste sono delle 17 HMR e queste invece sono delle 22 magnum. Il bossolo è quasi uguale, però logicamente il calibro della palla è diverso, è più piccolo, 4,5 per le 17 HMR invece 22 per il 22 magnum. Quindi, senza esitare, andiamo a accendere la nostra camera e appunto andremo a vedere come sarà la performance della nostra Weihrauch. Quindi adesso andremo ad accendere appunto il nostro aspiratore e cominciamo subito con delle Remington.
come gruppo non c'è male. Diciamo che appunto questa munizione appena sparata non è delle più calde. Adesso passiamo a delle mini mag. Certo, sicuramente se ci si fosse stato uno speed loader, anche se devo confessare che lo speed loader comunque si deve sempre caricare. Queste risultano essere più calde come munizioni. Queste risultano essere più calde. Si sia anche sentito dal rumore. E anche comunque dalla sostanza, eh? Anche comunque dalla sostanza. Adesso passiamo a delle Selye Belò. E vedremo. Queste risultano essere anche queste qua a punta rotonda, ma di una forma particolare, un po' così appuntita, tondeggiante. Proviamo un po' due tiri di precisione, diciamo, alla spalla, ecco. Vediamo un po' cosa riesce a fare. Ecco, anche queste qua. Anche queste qua erano abbastanza caldine. Beh, due e mezzo fuori, ma qua c'eravamo. C'eravamo. Era leggermente incastrato il tamburo che non riusciva a espellere. Vediamo un po', proviamo queste fiocchi.
A me piace sempre, provare in un'arma nuova diversi tipi di munizioni. E quindi anche qui il gruppo non è malaccio. Adesso vorrei provare queste 17 HMR. E vi faccio vedere qual è l'impatto che ha l'ogiva quando arriva a bersaglio. Penso che qualcuno già lo immagina quale sarà l'impatto. Allora, adesso il nostro amico vedere, il 17 HMR funziona benissimo nella 22 Magnum. Però, come potete vedere, la palla ruota su se stessa andandosi a schiantare non per, diciamo, in modo diretto, ma facendo delle giravolte. Infatti, vedete, questa è proprio la palla, la forma della palla, diciamo, messa per orizzontale e non appunto come dovrebbe essere con le altre. Comunque, revolvere, diciamo, onesto per quello che, diciamo, costa. Le caratteristiche le abbiamo già citate nella prima parte del video, quindi appunto diciamo, la canna, il grilletto, il tamburo sono di acciaio e poi per il resto appunto è una fusione di presso fusione di alluminio. E quindi, ebbene ragazzi, io come al solito
vi faccio l'invito a praticamente a sottoscrivere al mio canale, a far iscrivere anche gli altri e a cliccare mi piace. Se avete dei commenti da fare, fateli. Vi prego sempre di essere appunto il se mi appello sempre al vostro senso civico e quindi niente, vi aspetto alla prossima e ciao.